Salve a tutti ragazzi e buonasera. Allora, siamo arrivati al 26 marzo, giorno della New Mod Italian Pack. Allora, la mod, come già vedete dall'immagine sullo schermo, contiene serie A, serie B e serie C. Nei mesi passati vi ho parlato della mia realizzazione personale della serie C, quindi non tre gironi, ma tre campionati. Campionato di serie C con le squadre più blasonate che hanno avuto anche presenze in serie A e serie B. Serie C1 e Serie C2. Detto questo, in base a questa mod, vi ho chiesto di esprimere il vostro commento, il vostro giudizio, o meglio, la decisione su cosa fare. Il sondaggio verteva sul fatto di rimandare la mod o semplicemente di pubblicarla, anche se non definitivamente corretta. Quindi andiamo a vedere prima di cominciare questo video, come si deve, i risultati dei sondaggi. Allora, sondaggio sul gruppo Facebook. I 210 membri hanno votato in 25. Il post è stato visualizzato da 92 persone. Ragazzi, ok, siamo un gruppo, vogliamo creare tutti insieme una community, ma così non va, perché se c'è un sondaggio con 210 iscritti e 92 visualizzazioni, bisognerebbe votare un po' di più. La maggior parte di voi non ha votato, quindi a maggioranza di quelli che si sono presi 2 secondi di tempo, dico due, per dire la loro, mi sembra abbastanza logico che la maggioranza vince. 25 voti espressi su posticipare l'uscita per avere rase sistemate e complete più fedeli agli originali. L'altro sondaggio era su YouTube. Anche qui ragazzi, 29 voti su 1450 iscritti. Anche qui ha vinto la maggioranza di posticipare l'uscita con l'86%. Di conseguenza, l'uscita definitiva della mod completa è posticipata. È posticipata per darvi le cose il più sistemato possibile. Ora, guardando questo video, sicuramente, come fanno molti di voi, correrete in descrizione a trovare il link per scaricare la mod. Siccome è un video in preview, in preview, scusate, come se fosse una diretta, ma in realtà il video lo sto registrando, ma avrete la chat diretta con me che seguirò con voi il video, il link è in descrizione, non lo troverete. Ora qui sicuramente partiranno i commenti: ah, ma non puoi far così, ma perché, ma per come, ma per quando, perché altrimenti il video di spiegazione di come si installa comunque l'aggiornamento 8 della mod, di tutto quello che si sta facendo, di tutte le persone che stanno collaborando con me al progetto, non ne sentite manco mezzo minuto. Quindi alla fine del video io metterò in chat e sul tasto community del canale il link e la chiave di decrittazione per scaricare l'aggiornamento dell'update 8. Detto questo, discorso community, ragazzi. Il canale offre tanti video, ci stanno i botti di visualizzazioni solo quando c'è un rilascio della mod. Io non vi sto chiedendo soldi, non vi chiedo soldi, non vi chiedo abbonamento, non vi chiedo donazioni PayPal, non vi chiedo donazioni Patreon, non vi sto chiedendo un centesimo. L'unica cosa che vi chiedo, se non siete già iscritti, di iscrivervi al canale, commentare i video, metterci un like, un dislike. Non è che vi sto chiedendo, mettete per forza il like. Ma cerchiamo di rendere la community più viva, perché altrimenti se non c'è questo sostegno io non vado neanche avanti con i progetti. Perché come alcuni di voi sono tutti fenomeni e mi scrivono: c'è altra gente che fa la mod, me la vado a prendere da Tizio e Caio. Benissimo, andate. Però poi quando Tizio e Caio non vi danno il supporto, o Tizio e Caio vi dicono che ci sono state determinate condizioni che non vi stanno bene, non tornate da me a supplicare, a mandarmi messaggini: ma no, ma tu, ma sai. Se volete che le mod funzionino, se volete le mod senza spendere un centesimo, la community deve salire. La community deve essere viva. Altrimenti io e le persone che mi stanno aiutando perdiamo interesse. Perché facciamo tutto gratuitamente, ma vogliamo avere almeno un riscontro. Il riscontro è iscrivervi, partecipare con commenti, like o dislike ai video, essere una comunità attiva. Non esserci solamente quando c'è da scaricare il prodotto gratis. Altra piccola premessa prima di presentarvi le persone che mi stanno aiutando tantissimo in questo grande progetto. I video, quando c'è un'installazione nuova, li dovete guardare.
Io ricevo una marea di messaggi: ah, la mod è buggata, la mod non funziona, la mod c'è quello, era completo sbagliato. Raga, intanto leggete i titoli, se c'è scritto demo vuol dire che è una demo. Demo vuol dire che è un dimostrativo. Funziona, ci potete giocare, ma non c'è tutto. Quindi non mi mettete i messaggi, il completo del vispeso è sbagliato. Allora a quel punto io o non vi rispondo o vi rispondo male. Io non voglio rispondere male a nessuno, quindi usate un po' del cervello nel leggere le cose. Altra cosa, i fantastici fanatici di no perché la mod di quello, fa quell'altro. Raga, la mia è una mod amatoriale, fatta da una persona che lo fa per divertimento. Io non ci guadagno un centesimo, né io né le altre due persone che mi stanno aiutando. E adesso parliamo di loro. La prima persona che vi dico di andare a vedere, perché ha un canale su YouTube, è un grandissimo creatore e tutto quanto, è Simo Play. È stato il primo a supportarmi per lanciare questo progetto. In descrizione troverete il link al suo canale. Quindi se non siete iscritti al suo canale, andatevi, iscrivetevi e guardate i suoi contenuti, perché sono veramente belli. Sotto ancora troverete un altro link. La seconda persona che mi sta aiutando, colui che ci permetterà di portare le rose aggiornate e soprattutto i completi fatti come si deve, è il grande Er Paoletto. Paoletto è un carissimo amico, raga, quindi vi dovete iscrivere al canale di corsa prima di continuare a vedere questo video. Andatevi, iscrivetevi, supportate. Se ci supportate tutte e tre, se le iscrizioni salgono per tutti, se c'è il supporto, se c'è la comunità alle spalle, noi possiamo fare grandi cose. Se la comunità non c'è, ragazzi, il lavoro s'arena. Poi dopo potete cominciare a mandarmi tutti i messaggi che vi pare, minacciami, disiscrivo, vado ad altri creatori, perché su, perché giù, perché sei cattivo, fate quello che vi pare. Se le comunità non salgono, se le comunità non cominciano ad essere apprezzate, i lavori si fermano. Qua la differenza è che io, Simo Player, Paoletto, ci avremo la mod della serie C e ci potremo fare grandi cose. E voi dovete stare a guardare o accontentarvi di quello che si trova in giro. Perché come qualcuno di voi mi ha sottolineato, ah, c'è un altro grande creatore che la fa, benissimo, andate. Però poi non venite a dirmi, c'è questo problema, questo non c'è stato. Perché non è mia la mod, quindi a me che volete? Questo non è un inizio polemico, perché ci sono pure quelli che mi hanno detto, ah, tu vuoi fare polemica. No, ragazzi, io non voglio fare polemica. Io voglio dire cose come stanno, nulla è dovuto. Noi lo facciamo tutti e tre per passione. Perché nessuno ripaga il tempo che spendiamo io, Simo Play ed Er Paoletto per fare sta cosa. Quindi ragazzi, ci dovete sostenere. La mod sta attualmente in lavorazione nelle parti finali, Simo Play la sta spingendo sul suo canale, Er Paoletto sta lavorando come un dannato per correggere tutte quelle parti che io non so fare, come la grafica dei completi. Io sto a muovere come un dannato per sistemare tutto quello che c'è da sistemare nelle retrocessioni, promozioni, cavoli vari. Quindi ci dovete supportare. Se non ci supportate, come vi ho detto, la mod a quel punto rimane per me, per Simo Play e per Paoletto. E poi non voglio sentire, ah ma sei cattivo, ah ma sei quello, ah ma sei quell'altro, ah te stai attirando. Io non me la sto attirando, perché ragazzi, sono dilettante. Io non so Slim Ontario, che c'è uno staff di 300 persone alle spalle, lui comincia la mod il 1° dicembre e l'8 dicembre la rilascia. Perché lì parliamo di uno che ha uno staff immenso, che gli fa le squadre, che gli fa le coppe, che gli fa i completi, che gli fa le curve. Noi qui siamo tre ragazzi italiani che si stanno a buttare in un progetto che è veramente grande, raga, perché voi non c'avete manco idea di quanto sia complicato FIFA. Ok, detto questo, andiamo a vedere di cosa parliamo. Pure qui molti di voi si faranno girare le scatole. Ah, ma il link è coperto. Sì, raga, il link è coperto perché vi ho detto che ve lo darò alla fine del video. In chat e nel tasto community, dove troverete la descrizione e tutto. Quindi mo non lo vedrete il link. Quindi evitate che iniziate a mandarmi messaggi, ma il link, ma il link, ma il link, perché tanto ve lo do alla fine. Ora, come vedete, Nearboard Italian Pack Demo 2.8, cosa vuol dire? L'aggiornamento della mod per il titolo update 8 di FIFA 22. Dovete scaricare sia la mod che il file squadre. Allora, io adesso il file squadra ve lo scarico come dimostrativo, giusto per farvi vedere quello che dovete fare. Ok, io ora me lo scarico nel desktop. Ecco qua.
La mod non la scarico perché comunque l'avete capito che va scaricata. Allora, eccolo qua. Questo è il file spada che abbiamo scaricato. Questo file qui, tasto destro, fate copia. Dopo questo, andate nella cartella documenti FIFA 22, settings, qui fate tasto destro, incolla. Qui avete finito. Dopo che avete fatto questo passaggio, che è fondamentale, ragazzi, poi non mi scrivete la mod è buggata e non funziona. No, dovete fare questo passaggio, è obbligato, ragazzi, altrimenti non funziona. Detto questo, mod manager. Vi ricordo che per funzionare il mod manager deve essere il 4.11.1.0. Allora, io non sarei costretto a rilasciarvelo perché io ce l'ho, perché me lo sono scaricato per tempo prima che la community di FIFA Editor mettesse in stand-by i progetti per i tool che servono per le modifiche. Io ve lo rilascerò all'interno della cartella dove troverete la mod. È una cortesia che faccio perché mi è stato richiesto, visto che molti altri autori non lo fanno, io lo faccio. Siete pregati di apprezzarlo perché non sarebbe dovuto. E siccome molti di voi mi hanno anche scritto privatamente di essere uno stronzo, io chiaramente, perché non ve l'ho dato, no, non è una cosa che ho creato io, il mod manager. Ve lo rilascio perché capisco che non tutti hanno seguito gli autori su Twitter, scusate, non li hanno seguiti. Quindi non ci hanno avuto il modo di scaricare sto benedetto 4.11. Detto questo, siamo sul mod manager. Fate import mod. Vi andate a trovare la NIR mod Italian Pack 2.8 che avete scaricato e la importate. Altra cosa, raga, tutte le mod vecchie, che siano mie o degli altri, le dovete rimuovere. La mia mod non è compatibile con le altre perché hanno due strutture diverse. Con le mie vecchie la dovete rimuovere perché a parte non mi funzionano più perché FIFA si è aggiornato, anche perché la nuova e la vecchia non sono compatibili. Però vi permette la nuova di continuare a giocare a quello che avete già iniziato con la vecchia. Fatto questo, che l'avete importata, cliccate sopra, applica mod e l'applicate. Fatto questo, launch, tempo che il vostro PC vi carica il gioco e arrivate qui. Come vedete, a differenza delle versioni precedenti, la grafica iniziale è cambiata. Ora, anche qui, per chi già ha visto la demo che ho giocato in live qualche settimana fa, qualcuno privatamente mi ha scritto: ah, ma ci hai messo Abram? Sì, ci ho messo Abram. Perché? Perché sono romanista, regà, questo non credo sia un segreto. Chi guarda i video sul canale sa che sono un grande tifoso della Roma, quindi sì, ci ho messo Abram. No, non vi metterò Dybala, no, non vi metterò Immobile, no, non vi metterò Ibrahimovic. Abram c'è e Abram rimane. Detto questo, solita avvio del gioco. Allora, ragazzi, c'è chi consiglia di giocare offline. Io non ve lo consiglio perché tanto ho sempre giocato così e non ci ho mai avuto problemi. Ovvio, con la mod non ci andate a far foot perché non funziona. Perché ci sono anche dei fenomeni che mi scrivono: ho fatto il foot, la mod non funziona più. Grazie, hai fatto il foot, hai aggiornato tutto. Allora, personalizza, profilo, carica rose. Il file che avete trovato nel download sarà chiamato NUB. Quindi lo caricate. Una volta che l'avete caricato, ve ne andate su modifica squadre, controllate. Io ho il mio LEF, voi partirete dalla vostra squadra preferita, andate a scorrere, c'è cioè la Serie A, la Serie B, la Serie C Lega Pro, la Serie C1, la Serie C2. Allora, tutte queste squadre funzionano in carriera, quindi non c'è bisogno che io fa avvio la carriera per farvi vedere che funziona. Vi faccio vedere una partita veloce. Allora, calcio d'inizio, ci andiamo a prendere una delle rose semisistemate. Che vuol dire semisistemate, ragazzi? Che sono in fase di sistemazione, quindi non mi scrivete, ma manca Tizio, Caio, Sempronio, Arpro Vercelli, perché vi rispondo che è una demo. Però la 2.8 vi permette di giocarla tranquillamente.
Poi con i vari aggiornamenti potete risolvere il problema delle rose, quindi tranquilli. Don't worry, non vi agitate perché non serve. Partita classica. Ci andiamo a prendere il Bari, che una mezza sistemata di rosa che abbiamo data, e l'Ancona. I completi, ragazzi, saranno quelli con gli sponsor più vicini agli originali. Ci sta lavorando il grande Paoletto, quindi abbiate pazienza. Anche qui, ragazzi, saranno sistemate pure le conference, quindi non vi preoccupate. I nomi, come vedete, sono quelli reali per Bari. Quindi non mi sembra ci sia altro da dire. Allora, vediamo la partita in sé per sé. Tempo che si carica. Allora, voi sicuramente qui dal video non lo vedrete, ma su in alto c'è il logo da Zonda. Purtroppo è coperto da me, raga. Vedo da contento. Altra cosa sull'audio. Ah, Capitale Saudita, ma perché? Raga, perché FIFA non vi permette di creare squadra nuove di zecca. Bisogna usare quelle che ci stanno. Quindi, di conseguenza, io devo utilizzare le squadre presenti. Per creare i campionati ho usato quello arabo, quello indiano e quello australiano. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva, che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Ok, come vedete. Funziona tutto tranquillamente. Come ho detto, i giocatori sono in fase di sistemazione, quindi ci occorre un po' di tempo, ragazzi, ma intanto vuole il tocco verticale. Ci avete la Serie A e la Serie B, che sono il più aggiornate possibile, quindi ci potete giocare tranquillamente. Ve lo faccio vedere perché altrimenti ci stanno i soliti scettici o quelli che scrivono a cavolo, non me va di sentirli. Allora, prende, io ne so, il Pisa. Vedete, la rosa della Roma è aggiornata, ci stanno tutti. Anzi, mi prendo il Pisa, così vi faccio vedere pure il Pisa. Facciamo un bel Pisa Perugia, va! Qui trovate anche le icon face che sono state inserite a suo tempo. Dove non ci stanno, ragazzi, perché purtroppo non sono riuscito a trovarle. Però qui, come vedete, i giocatori ci stanno tutte. Detto questo, mettiamo Biribiri perché Biribiri ci piace. Ok. Per la creazione della Serie B, ragazzi, ho utilizzato la seconda lega francese, quindi non scrivete come al solito, ah, ma non lo so, sento parlare di Nantes, di quello, di quell'altro. Raga, FIFA non permette da mettere squadre nuove, quindi bisogna utilizzare quello che c'è sta. Pochi attimi ancora prima di dare il via. Serie B, BKT, Pisa Perugia. Con me, come sempre, c'è Daniela Dani. Anche oggi ATV vi offre tutte le emozioni del campionato direttamente a casa vostra, ovviamente. Come vedete, funziona tutto. Prepariamoci ad assistere a quella che si preannuncia come una gara in grado davvero di tenerci incollati fino al 90esimo. La partita di oggi si preannuncia una vera festa per gli occhi. La cornice, guarda, è strepitosa. Le squadre sono pronte a scendere in campo, occhi aperti, perché potremmo assistere a uno spettacolo memorabile. Vabbè. La cosa che cambierei volentieri, raga, sarebbero i commenti, ma non sapevamo cambiare manco i commenti. Tocca tenesse
per forza, è lì che ci stanno. Non granché quell'intervento del rigore? Calcio di rigore, l'arbitro non ha avuto. Ecco, questa è un'altra cosa che non si può cambiare, purtroppo. C'è il calcio di rigore. E fallo di mano? E fallo di mano. E vabbè, va. Passaggio importante del match. Realizza il calcio di abbiamo pure preso, vabbè. Comunque, raga, questo è tutto. Ora vi metterò nella chat il link e nel tasto community, che mi sono pisciato, community, la descrizione, il link e tutto quanto. Mi raccomando, ragazzi, ve lo chiedo ancora una volta, per favore, supportateci, altrimenti nel fa il lavoro noi ci sentiamo non motivati, non vi chiediamo soldi, non vi chiediamo abbonamenti, vi chiediamo il supporto. Iscrizione al canale se non siete iscritti al mio di canale, iscrizione al canale Simo Play, iscrizione al canale del Paoletto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo prossimamente.